Prezzo del latte, accordo raggiunto. Siglata l'intesa tra il Ministero e la multinazionale Lactalis, per i produttori di latte 37 centesimi al litro. Ragusa ride, ennesimo appuntamento culturale al Teatrino dell'Abbadia. Un altro dei cittadini coinvolti nell'inchiesta, che ha già portato all'arresto da parte dei carabinieri di due persone, un italiano e una cittadina rumena, è stato rintracciato e arrestato in Romania in quanto colpito da un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Ragusa. L'arrestato è Pavel Ionut Claudio dell'86, che dal mese di febbraio di quest'anno risultava irreperibile insieme ad altri connazionali destinatari della misura della custodia cautelare in carcere, poiché aveva fatto ritorno nel suo paese d'origine, ossia in Romania. Da allora le sue ricerche da parte dei carabinieri di Ragusa non si sono mai interrotte. Per lui è stata richiesta ed ottenuta l'emissione di un mandato d'arresto europeo che, in caso di rintraccio, avrebbe consentito il suo arresto anche in altri paesi dell'Unione Europea. Tali ricerche portate avanti per mesi finalmente hanno consentito di individuare l'esatta località della Romania dove il Pavel aveva trovato rifugio, ossia nella piccola cittadina di Dragomiresti, dove è stato rintracciato e arrestato dalla polizia rumena. Dopo l'arresto è stata subito avviata la procedura per l'estradizione in Italia del Pavel, ove verrà giudicato per reati di tentata estorsione, istigazione e favoreggiamento della prostituzione. Le indagini sono iniziate negli ultimi mesi del 2013, quando un imprenditore di Vittoria, allora esponente di un partito politico, dopo aver avuto un rapporto sessuale con giovani donne dell'est europea contattate tramite una bacheca di annunci online, è stato vittima di un'estorsione poiché durante la consumazione del rapporto gli sono state scattate delle fotografie compromettenti e per impedire la divulgazione delle stesse in più trash gli è stata richiesta una somma di denaro. L'accordo sul prezzo del latte è stato raggiunto, seppur tra mille difficoltà. L'intesa siglata tra il Ministero dell'Agricoltura e la multinazionale Lactalis avrà delle significative ricadute anche nel territorio ragusano. Agli allevatori è stato riconosciuto un prezzo netto di 37 centesimi al litro per i prossimi 3 mesi, 3 in più rispetto al prezzo pagato fino a ieri. Una boccata di ossigeno per le imprese che vivono un grave momento di difficoltà legato ai costi delle materie prime e alla mancata indicazione in etichetta nei prodotti trasformati dell'origine della materia prima. La battaglia adesso prosegue in piazza, spiega il direttore della Coldiretti di Ragusa Pietro Greco, incontrando il consumatore per una grande giornata all'insegna del Made in Italy. Vogliamo spiegare ai cittadini consumatori di questa provincia di prediligere prodotti locali, di aziende che producono latte e formaggi del territorio. Una difesa dell'origine certa della materia prima utilizzata in un momento in cui troppa merce invade gli scaffali della grande distribuzione. In un libero mercato, aggiunge il direttore della Coldiretti, il consumatore deve avere la possibilità di scegliere un prodotto sano con l'indicazione chiara in etichetta. Il successivo incontro sarà rivolto alle scuole, incontrando i bambini e le maestre, illustrando la bontà di un prodotto conosciuto ma poco apprezzato. Secondo l'ufficio studi della Coldiretti, tra effetti diretti e indiretti sul mercato nazionale del latte, l'accordo porterà almeno 2 milioni di euro su base annua in più. È una boccata di ossigeno alle imprese che si trovano in un momento di difficoltà, conclude Greco. La battaglia della Coldiretti continua nelle sedi istituzionali per arrivare al più presto alla corretta identificazione dei prodotti che usano latte italiano. L'amministrazione comunale di Santa Croce prova a scaricare le responsabilità sugli altri, ma i fatti dimostrano quanto a questa giunta non interessi più di tanto la rete fognaria nelle aree non servite del comune. Non usano mezzi termini i consiglieri comunali all'indomani dell'approvazione del piano triennale delle opere pubbliche. Nel piano triennale delle opere pubbliche proposto dal sindaco non c'è alcuna traccia dell'opera in questione, spiegano i consiglieri comunali di opposizione della lista civica Noi ci crediamo. Solo grazie al nostro voto contrario all'allontanamento del consigliere Mariula Zisa e alla corposa presenza dei cittadini che da anni subiscono questo problema, il sindaco è intervenuto nella seduta successiva, ravvedendosi e proponendo finalmente una variazione a quel piano triennale. Questo è confermato dalle risposte del primo cittadino alle nostre domande. Non esiste ad oggi un progetto esecutivo. L'unico progetto è quello dell'amministrazione retta da Lucio Schembre nel 2009, col preziario ancora da aggiornare, contrariamente al belvedere di Punta Secca con il progetto completo in tempi record. I 30.000 euro di incarichi professionali generici da impiegare entro il dicembre di quest'anno sono stati da noi stornati per la ristrutturazione degli edifici scolastici
e di una balla che servissero proprio per il progetto, visto che quando i soldi erano stati stanziati la rete fognaria non era neppure tra i loro pensieri, concludono i consiglieri di opposizione. Prezzi al di sotto dei costi di produzione. L'ennesima scure si abbatte sui produttori orticoli di Santa Croce in un momento clou per la raccolta degli ortaggi. Una vera e propria invasione di prodotti orticoli di paesi comunitari, ma anche del Nord Africa, che hanno monopolizzato le piattaforme della grande distribuzione. Il cetriolo viene invenduto, la zucchina viene quotata a 40 centesimi, la melanzana a 60, il pomodoro raggiunge la quotazione di 90 centesimi al chilo. Quotazioni che risultano più basse di quelle di 2 anni fa. Una picchiata che, sommata alla crescita continua dei costi produttivi, contributivi e burocratici, ha determinato un taglio netto dei redditi degli agricoltori, oramai in piena emergenza. Un quadro non certo esaltante che coinvolge tutti i settori agricoli. Per questa ragione gli agricoltori ribadiscono la necessità di interventi straordinari e concreti da parte del governo, proprio per fornire un solido sostegno alle imprese agricole. Servono misure concrete per tutelare le nostre produzioni, spiega il presidente della Coldiretti di Santa Croce, Massimo Catalano, da una vera e propria invasione di merce proveniente dall'estero, in un momento in cui i nostri ortaggi vengono sottopagati. Un dato preoccupante che rischia di danneggiare in maniera irreparabile il tessuto produttivo di Santa Croce. La politica deve tutelare le produzioni locali, aggiunge Guglielmo Chipinti, portavoce del gruppo agricoltori. Servono misure di salvaguardia urgenti per proteggere il Made in Italy da una vera e propria invasione di merce che danneggia le produzioni. Capite bene che il produttore non è in grado di decidere il proprio futuro, con i prezzi di vendita al di sotto dei costi di produzione che vengono dettati da fattori esterni. L'ennesima serata culturale all'interno della rassegna teatrale Ragusa Ride, ideata da Maurizio Nicastro. La compagnia Calamonaci ha portato in scena al Teatrino della Badia di Corso Italia la rassegna Usapiti com'è. Prossimo appuntamento domenica 6 dicembre con la compagnia La Svolta di Licata. Allora, noi è da poco che siamo costituiti come associazione, ma è già da un paio di anni che ci prendiamo grosse soddisfazioni con questa opera che andiamo a rappresentare. Infatti siamo stati vincitori a Licata e poi anche negli altri teatri, nei periodi estivi, molta gente ci ha acclamato, in quanto quest'opera risulta un'opera divertente ma al tempo stesso anche commovente. E siamo onorati noi di Calamonaci a essere qua presenti in questo teatro, teatro che ci dicono degli anni 30, dove viene chiamato anche il teatro dei nonni. Teatro dei nonni perché molta gente ha calpestato queste tavole e sinceramente noi calpestare anche stasera queste tavole dove in tanti periodi la gente si è divertita, ha pianto, si è commossa, è un grande onore essere presenti ancora tutt'oggi, ribadisco, in questo splendido gioiello di Ragusa. Sì, è una trama molto accattivante, la storia di Cola rappresentato da Enzo Raffedi. Ed è un ragazzo diversamente abile, non è, dalle parti nostre prima si diceva lo babbo, ma non è questo qua, anche perché Cola riesce a dare dei suggerimenti, degli esempi che poi alla fine della commedia tutti riconoscono il grande merito di Cola per la morale, per essere così genuino nei fatti e che realmente alla fine della commedia è colui che vince. Sembra uno che subisce, ma all'ultimo è colui che riesce veramente a dare dei giudizi, a dare veramente degli esempi di vita e di apprezzato principalmente da chi la commedia in quel momento la vive. Altri due appuntamenti in programma, giorno 6 La Badia con Il marito di mio figlio, una commedia nuovissima che sta riscontrando un grande successo in tutta Italia. A portarla in scena sarà la compagnia La Svolta di Licata, una compagnia selezionatissima fra il panorama siciliano. Poi torneremo un'altra volta alla Scuola dello Sport, all'Auditorium della Scuola dello Sport con
un altro lavoro interessantissimo, cadaveri dappertutto, una compagnia, la compagnia di Vittoria, Amici del Teatro di Vittoria, con questo lavoro brillante, molto bello, ai limiti fra il nero, fra il noir e la commedia, quindi una cosa molto carina che abbiamo voluto proporre ai nostri associati che, come vedete, rispondono alla grande, registrando anche stasera un tutto esaurito, e speriamo che questa tendenza ci porti fino alla fine della nostra rassegna. Anche le iniziative musicali stanno andando bene, c'è stato il Tutto Esaurito per i Giravolta e Furia con i Tributi ad Andrea, ci sono altri programmi in previsione? Altri programmi con autori, attori, voci narranti, chitarristi e chi più ne ha più ne metta, che si esibiranno su questo palco durante il periodo natalizio per tutta una serie di eventi musicali con il maestro Marcello Pellegrino e tanti altri ancora. Però ecco, voglio anticipare che già si profila un ottimo 2016 con circa 13 appuntamenti in cartellone, sempre fra selezionate compagnie della provincia e della Sicilia. Quindi seguiteci sul nostro spazio Facebook I Piccoli della Badia, oppure chiamateci, noi siamo sempre a disposizione per darvi tutte le possibili informazioni. Finale maître di sezione con una gara assemblée per il premio Città di Ragusa. Le scuole alberghiere della provincia si sono cimentate poi in una gara tra i tavoli con una decorazione a tema. La manifestazione promossa dalla sezione Amira di Ragusa si è svolta a Villa Fortugno. Sì, abbiamo invitato le scuole alberghiere per mettere in mostra quello che hanno imparato in questi anni per la mise en place dei tavoli. Stanno facendo una gara dove vengono messi a disposizione loro tre tavoli con tutta la mise en place e devono apparecchiare un banchetto tipo per un matrimonio, e ognuno deve curare anche l'abbigliamento, l'allestimento del tavolo con le coreografie, quello che hanno imparato da questi bravi giovani qua, dai loro professori. Professore, sicuramente una grande sfida per questi ragazzi. Noi ringraziamo la Mira per averci invitato, siamo contenti di essere qui, stimoli importanti per i nostri allievi, sicuramente sì. Per l'alberghiero di Ragusa un altro appuntamento. Sì, e con grande piacere ritroviamo i nostri colleghi e amici degli altri istituti, anche se manca il curcio di Ispica, che salutiamo, arrivato a questo punto ne approfittiamo, e anche l'istituto di Vittoria, nostro fratello. E ci troviamo qui, ora stiamo crescendo in questa nuova struttura, come sta crescendo comunque tutto il panorama enogastronomico ragusano, nella speranza che questi siano veramente i nuovi metri di domani, e comunque tutto sembra procedere nel migliore dei modi. Grazie anche a voi per la vostra sempre costante presenza piacevolissima, e un grazie speciale e particolarissimo alla Mira, che come sempre ci mette in luce in queste situazioni. Tanti professionisti del domani. Ma i ragazzi dalla scuola iniziano a vedere quello che può essere il nostro mondo ristorativo alberghiero, quindi conoscere anche le nuove gastronomie, conoscere il territorio, e da lì poi inizieranno la loro carriera seguendo anche la partecipazione con la Mira, che spesso comunque ci invita in questi concorsi, in queste manifestazioni, e i ragazzi hanno anche l'opportunità di vedere questi grandi maestri che lavorano nelle strutture sia che ci circondano e strutture che poi sono molto rinomate nel territorio nazionale e anche regionale. Per Villa Fortunio un altro test e soprattutto una grande collaborazione. Sì, noi siamo molto contenti di collaborare con
con i ragazzi. Tra l'altro le competizioni personalmente a me mi sono sempre affascinate, quindi sono sempre presente, anche se è un campo che io che per me questa è la prima esperienza a livello di tipologia di competizione. Però siamo contentissimi, appunto iniziamo questa nuova, la prima competizione della nostra carriera di Villa Fortunio. Sono contentissimo per questa struttura perché ci ha ospitato, e non solo questa struttura, ci andrà ad ospitare un'altra bella struttura che è Poggio del Solo stasera. Per quanto riguarda i vincitori daremo praticamente il loro premio, ma io tengo a precisare una cosa: questa è una bellissima gara, il metro di sezione significa che chi vincerà stasera sarà metro di sezione per tutto il 2016. Abbiamo indetto anche una seconda gara, che è quella per le scuole alberghiere, a cui io tengo moltissimo, alle scuole alberghiere, perché noi andiamo avanti con gli anni e loro saranno quelle che poi ci andranno a sostituire. Io ho raccomandato loro che deve essere un lavoro che si deve amare perché ci sono molti sacrifici, e questo praticamente non li deve indurre a pentirsene. Sì, sicuramente questa è una parte teatrale, quello che serve in tutte le sale, perché serve a volte nelle sale fare la cucina di sala per mettere in movimento, mettere un po' di teatralità a quello che potrebbe essere la sala. A volte sa, un flambé, il fuoco, riesce praticamente ad avere un'attenzione verso chi sta lavorando, ed è il maître. Con la lampada, in questo caso praticamente noi facciamo la parte degli attori e i commensali fanno la parte degli spettatori, è una teatralità.